Passo Ringrazio. la parola a Mauro Annunziato, coordinatore Smart City Ecoindustria di Enea. È un buon ingegnere. Dai, Tomino, appetitoso ingegnere. Sto seduto qua, si sente uguale. Sì, direi si che sente uguale, può andare così. Sì. Dunque, io ho apprezzato molto la presentazione precedente perché mi sembra assolutamente condivisibile. Sono leggermente più pessimista di quello che ha detto, perché l'ingegner Comino ha detto sono per lo più progetti pilota in Italia. No, non sono per lo più, sono solo progetti pilota in Italia. Gli unici progetti Smart City di dimensioni significative, cioè parliamo di un quartiere di 10.000 persone, non di una strada, di un edificio, sono probabilmente in Italia quei due progetti che sono stati approvati, che sono approvati, ancora non è ufficiale, nel bando Horizon 2020, che partono adesso, probabilmente uno su Milano, uno su Firenze, che finiranno fra 5 anni. Fra 5 anni avremo i primi due esempi dimostrativi di un quartiere. Quelli saranno i primi due. A livello europeo ce ne stanno 9, partiti l'altro anno. Quindi, cioè, siamo all'inizio della Smart City, siamo a livello assolutamente sperimentale. Quindi, ecco. E qual è il problema anche? Che naturalmente, poiché non abbiamo quella scala, non abbiamo i modelli di business. Qualcuno ha detto, ma i comuni non lo sanno che conviene. Purtroppo non è che non lo sanno i comuni, non lo sappiamo neanche noi. Cioè, noi che ci lavoriamo possiamo ipotizzare, facciamo dei modelli predittivi, ma chi ti dice che quei modelli sono veri? Dopo che hai sperimentato, hai fatto una sperimentazione per 3 anni su un quartiere, non dopo che hai sperimentato 3 mesi su una strada. Quindi, capite, è questo che porta un investitore ad avere quella credibilità, altrimenti, quindi il problema è che comunque bisogna aspettare. Per essere convincenti bisogna, diciamo, avere i dati, e non ci sono adesso attualmente. Nel frattempo lavoriamo su questo, quindi assolutamente interessante. Il mio intervento è, diciamo, più che altro di stimolo. Ho preso molte cose dai progetti, l'Enea sta conducendo una decina di progetti su altrettanti città, ho preso degli elementi che potevano servire da spunto. L'idea è proprio il tema dell'ambiente sensibile, cioè pensare alla città come un ambiente sensibile. Cercherò di ritornare su alcuni passi per far capire un pochino in dettaglio dov'è il vantaggio di certe scelte. Innanzitutto, qual è il senso? Cioè, noi finora abbiamo parlato di efficienza energetica, considerate che l'efficienza energetica è il modello di business più solido in questo momento, cioè significa che se io investo, perché è vero i 5 miliardi, ma chi me li dà adesso i miliardi di investimento? Devo garantire un payback e allora devo avere un modello di business solido. L'efficienza energetica è semplice, io investo, ogni anno salvo un certo numero diciamo un'economia sulla bolletta, dopo un certo numero di anni ho recuperato, quindi quello è un modello, diciamo, ormai consolidato. Finora si è pensato di sostituire i componenti, cioè sostituisco la lampada, sostituisco la finestra e così via, il frigorifero, però questo non ha potuto coprire certi aspetti relativi al consumo dei servizi urbani che sono connessi al modo di organizzare il sistema. E quindi cosa fa la Smart City? Cosa cambia l'approccio Smart City rispetto a quello dell'efficienza energetica, ad esempio, per rimanere nel tema energia? Cambia che lavoriamo non tanto sui componenti, che diamo per scontato che tu quando fai la Smart City usi le migliori lampade, le migliori tecnologie disponibili, ma è il modo di organizzarle. Quindi io, se devo aspettare un autobus la sera, quando arriva, aspetto tanto, arriva l'autobus, arriva vuoto, quindi quella spesa di consumo di carburante ce l'ho per trasportare l'autobus, non le persone. Quindi può essere pure un autobus molto efficiente, ma che senso ha che viaggia vuoto? E così, perché, che senso ha usare il LED la notte illuminato a piena potenza quando non c'è nessuno? Vedete, non è questione solo di componente, è questione di organizzazione. Un principio alla base di questo concetto, che fa transitare dal paradigma dell'efficienza energetica al paradigma della Smart City, è il concetto di resource on demand, o se volete nell'energia, energy on demand. Energy on demand significa che io ho, diciamo, la possibilità, però si basa su questo concetto: io ti do l'energia che ti serve, nel luogo in cui ti serve, nell'intensità che ti serve, per il tempo che ti serve. E quindi, per esempio, un mobility on demand, oppure evito di climatizzare una sala quando non c'è nessuno, banalmente. Ma di che cosa ho bisogno? Ho bisogno che quell'ambiente sia sensibile, cioè significa un ambiente che ti dà, che è capace di trasmettere informazioni su di qual è la necessità, il bisogno che quelle persone hanno
in quella sala, in quella strada, bisogni di tutti i tipi. Quindi è il primo passo, l'idea dell'Internet of Things, l'idea degli ambienti sensibili, è fondamentale, perché attraverso questo io ho questa informazione. Poi però devo trasportarla, poi devo elaborarla, e poi c'è un altro aspetto, devo rinviarla al servizio. Cioè, se devo dimmerare la regolare l'illuminazione, devo avere un sistema lì che poi mi permette di regolarla. E quindi vedete che l'Internet of Things, l'ambiente sensibile, non è solo... Questa parola è un po' fuorviante, perché sembra solo che io ho un senso, cioè io sento e basta, sembra solo sensore. No, è anche attuatore, perché anche l'attuatore è connesso sulla stessa linea, quindi non solo è sensibile, ma anche attivo. E quindi io posso dopo di fatto accendere, spingere e così via. Quindi vedete che l'approccio dell'Internet of Things è molto interessante da questo punto di vista, ma significa avere sensor network, interattività. Il problema del... Vedete, qui significa che la tecnologia è terribilmente agganciata alla persona. Non puoi pensarla senza, perché l'interattività è questo. Open data, naturalmente, dati accessibili, intelligenza e poi la possibilità di utility flessibili. Uno dei contesti più interessanti è certamente il building. Oggi si parla, dopo il termine smart building, si comincia a parlare di interactive di building, nel senso che sono edifici in cui la dimensione dell'interattività della persona che sta nell'edificio è molto, molto importante. Può interagire con la rete elettrica, per fare ad esempio demand response, per negoziare la flessibilità, ma anche con tutta la rete, ad esempio dell'automobile, dell'elettrica e la stessa rete energetica dell'edificio. Nell'edificio stesso discorso, vale lo stesso concetto, tutta quell'energia sprecata, ad esempio quando tu sei in ferie, perché ti devo accendere o climatizzare la stanza? Normalmente in un'organizzazione il 15% delle persone è in ferie, significa senza fare niente risparmiare il 15%. Capite quanto è vantaggio, però deve avere un ambiente sensibile, deve avere stanze sensibili, deve avere edifici sensibili a livello di edificio, a livello di zona, a livello di stanza, e qui si riesce a recuperare, stiamo parlando intorno al 30% di energia risparmiata soltanto con il concetto di sensori e attuatori. Quando io poi questi dati di reti di edifici, quando cominciamo a passare dal singolo edificio alle reti di edifici, allora diventa ancora più interessante, perché allora posso gestire interi quartieri in questo modo, posso creare delle funzioni cosiddette di aggregazioni e che quindi si basano su questa capacità di sensibilità per negoziare la flessibilità con la rete elettrica. E qui i risparmi diventano molto interessanti, perché costruisco meno impianti se riesco a spostare i carichi nelle ore dove, per esempio, non sono dove sono di punta. Stesso discorso l'abitazione. L'abitazione è molto, molto interessante come tema, perché io posso entrarci col tema dell'energia e posso darti, se l'abitazione è sensorizzata, e attenzione, se ho 10 elettrodomestici devo avere anche delle logiche di protocolli comuni. E qual è il protocollo comune per eccellenza? Di nuovo, Internet of Things. Il problema lì è interessante, perché nell'abitazione non solo ti posso dare i servizi di risparmio energetico, ti posso dare i servizi di manutenzione dei tuoi elettrodomestici, ma ti posso anche dare servizi, per esempio, di health, cioè di aiuto o di supporto all'aging, per esempio. E cosa significa questo? Significa cumulare N funzioni sulla stessa infrastruttura fisica, hardware. Cosa significa poi? Significa abbattere l'investimento, cioè abbattere il tempo di ritorno dell'investimento. E qui diventa interessante, perché se io faccio questo posso applicarle, può essere anche una ESCO che installa questi sistemi e poi dopo riesce a recuperare il business in questo modo. Abbiamo citato un tema fondamentale prima. Ci sono due mondi oggi separati, il mondo dei distributori di elettricità, di gas, di acqua, che arrivano fino alla porta di casa con i loro smart meter, quello di cui abbiamo parlato prima. Poi c'è la porta, è una separazione su un mondo completamente diverso, quello della domotica, quello del cittadino, quello della sfera privata, dove tu
puoi gestire le situazioni e magari salvare energia. Questi due mondi oggi non sono connessi, sono completamente sconnessi, quindi le informazioni dello smart meter tu a casa non ce l'hai e non le puoi usare. Non stiamo parlando di un display, mi perdonerà la persona di Enel che hanno sviluppato un interessante oggetto per visualizzare i dati. Il problema è la relazione, la interazione machine to machine, smart meter contro energy box. Se interagiscono in modo automatico, mi rende possibile gestire a livello di abitazione una serie di informazioni che io posso utilizzare per mandarle ad altre 10-20 aziende che mi danno dei servizi su internet. Magari uso l'accensione della lavastoviglie per vedere se una persona di 80 anni non è caduta in terra e si è fatta male. Ma non c'entra niente con l'energia, vedete, e neanche con la gestione elettrodomestico. Serve per altre cose. Allora, vedete, questo aggancio, come posso realizzarlo? Rendendo questi oggetti sensibili, significa interazione, connessione. Questa semplice connessione apre un mercato, che oggi è chiuso questo mercato. L'abbiamo citato il tema dello smart lighting, Enea da tanti anni su questo fronte, sul tema dell'illuminazione pubblica, nel progetto Lumiere, a cui sono associati 800 comuni italiani, quindi quello che ha detto stiamo assolutamente battendo su un principio. Se lavoriamo sull'idea del sistema intelligente, del palo intelligente, e diciamo ma non solo il palo, attenzione, possono essere oggetti che trasformano il palo in palo intelligente. In questo caso uno smart eye è un oggetto, una telecamera che analizza la scena urbana, ha a bordo un computer, esamina tutti questi dati e poi li rinvia. Ecco, con questo possiamo regolare l'illuminazione. Questa è una strada dotata di un sistema che analizza cosa sta succedendo nella strada, quindi è una strada sensibile. Come fa questo oggetto a parlare con tutte le altre applicazioni? Di nuovo, Internet of Things. Questa è l'idea, è questa, cioè lavorare anche su piattaforme aperte. Questo è il concetto importante che porta l'Internet of Things. Qui, se l'associamo al tema dei LED, possiamo arrivare a quote di risparmio del 60-65%. E ovviamente questo discorso apre le porte alla Smart City, assolutamente d'accordo, bisogna costruire una nuova riqualificazione di illuminazione pubblica in logica smart, quindi aprire a servizi del tipo, questi oggetti non solo funzionano di notte ma anche di giorno, e quindi quando vado a monitorare il traffico lo mando all'utility che gestisce il traffico. Io vado adesso rapidamente, lo stesso discorso si può fare lavorando con le persone per le smart community, creare la possibilità, creare dei luoghi sensibili dove un luogo permetta alle persone di stare in connessione addirittura con dei luoghi virtuali. Questo si chiama città ibrida, cioè un luogo virtuale e un luogo fisico vengono accoppiati e una comunità si incontra virtualmente ma anche fisicamente. Sono luoghi sensibili, luoghi in cui tu puoi interagire. Lo possiamo applicare con molteplici logiche. Ne abbiamo citate alcune, guardate, si può usare di tutto, dal telefonino al fatto che tu tocchi un computer, muovi un tasto, al badge di ingresso, tutto può essere utilizzato, ma deve parlare un linguaggio comune e soprattutto un linguaggio aperto, quindi l'approccio Internet of Things è certamente quello più interessante. Questi sono i progetti, tutto quello che ho detto sono pezzi, frammenti di questi 10 progetti che applichiamo in altrettante contesti urbani e che quindi stiamo sperimentando in attesa che riusciamo a costruire dei veri e propri quartieri per poi dimostrarne la competitività. Grazie. Benissimo, grazie. Beh, decisamente affascinante, è un mondo affascinante. È bellissimo lavorare in questo ambito. Sì, si vede dalla passione comunque. Ok, benissimo, a questo punto...